Marcus Urban è stato centrocampista del Rot-Weiss Erfurt. Ha giocato in nazionale e in Serie A. Adesso ha 37 anni ed è un uomo felice. Ma la felicità ha dovuto conquistarsela, combattendo duramente contro i pregiudizi e i silenzi del mondo che amava di più, quello del calcio. Quando ero giovane non avevo la confidenza di dire davanti di tutti sono calciatore e sono omosessuale. Marcus nasce a Weimar, una piccola cittadina della Germania Est, un mondo lontanissimo da quello di oggi. Germania dell'Est c'era bisogno di nascondersi un po', di essere attento di quello che si dice anche come bambino. I genitori dicevano stai attento di quello che dici, i canali TV che vedi, la gente che conosci, è meglio di dire niente. Allora sono nato con una certa paura di vivere, di esprimersi se stesso. Ho scoperto abbastanza veloce la mia passione per sport di palla e soprattutto il calcio. Volevo subito diventare un giocatore grande, uno di quegli internati nelle RDT dove allenano i ragazzi per lo sport mondiale. A 13 anni Marcus viene notato da un cacciatore di talenti della DDR che lo recluta in una delle famose scuole sportive della Germania Est, prestigiose e rigidissime. Inizia così la sua avventura nel calcio professionistico. Studiavamo e giocavamo a pallone il mattino alle 7:30, primo allenamento, poi subito nella scuola, mangiare e poi subito il secondo allenamento, e questo 7 anni. Ma 13 anni è anche l'età dei primi amori e Marcus intuisce timidamente la sua attrazione per gli uomini. Nell'adolescenza, certo, sentivo anch'io delle sensazioni forti, però me lo sono vietato. Se c'era un momento di pensarlo, mi è venuta una paura pazzesca. Mi sono vietato le fantasie erotiche, è andato molto profondo il vietato e mi ha fatto male. Omosessuali ufficialmente non esistevano. Nel RDT non poteva essere. Allora, come omosessuale non potevo esistere. Non c'è. E non mi sono usato di parlare con qualcuno di quello, ero solo. La vita diventa tutta una negazione. Studia attentamente i suoi comportamenti, costringendosi a evitare ogni movimento che possa sembrare effeminato, ogni parola che possa stonare nella vita di squadra. I miei compagni nella squadra hanno visto, sentivano che sono più aggressivo della normalità perché avevo questa rabbia in me. Però il calcio mi ha sempre tirato su. A 16 anni viene chiamato dal Rot-Weiss Erfurt, importante squadra della Germania dell'Est, e subito dopo entra nel giro della nazionale. A un certo punto pensavo, vabbè, non ce la faccio più, sono gay o no, adesso provo cosa fosse se sarei gay. E in un momento così, nel tram, andando all'allenamento, l'ho detto ad una collega di calcio, sono gay, così. È successo niente, non ha reagito. Perché omosessualità non esisteva, non può essere, non mi credeva, era niente, nulla. Nel 1989 la storia con la S maiuscola entra nella vita di Marcus. Cade il muro di Berlino e i campionati delle due Germanie si riuniscono. Urban finisce nella seconda Bundesliga, con buone prospettive di finire nella massima serie. Ma l'area di cambiamento ormai pervade tutto. L'apertura del muro era qualcosa di grande, affascinato, un nuovo mondo, un nuovo sistema che mi ha fatto anche paura, devo dire. C'era più possibilità, cominciavo a studiare, volevo fare qualche altro. Cominciavo a viaggiare a Francoforte, ho fatto nuove esperienze e c'era la possibilità di andare anche in altri paesi.
sono andato in Italia, soprattutto Napoli mi ha dato un spinto nella vita, mi ha liberato in un certo senso. Ho giocato calcetto con i ragazzi là, siamo andati in tre con la moto, tutto quello che fanno i napoletani, ho mangiato pizza. Ma questa liberazione di me stesso mi ha fatto anche tanta paura, perché mi è uscito fuori tutta la difficoltà della mia infanzia. Poi sono tornato in Germania e ho cominciato con i lavori con i psicologi a capire mia storia, a capire il passato, tutto quello che è successo. La spinta della vacanza a Napoli prima e l'aiuto dello psicanalista in Germania poi portano Marcus a sentirsi finalmente libero, a vivere serenamente la propria sessualità e a fare coming out. Il sesso per la prima volta con un uomo, ero felice, basta. Finalmente ho scoperto che problema c'era, che avevo paura di essere quello che non volevano gli altri, che non volevano i genitori magari. Pieno di gioia ho detto alla mia mamma, sono gay, ecco questo mio fidanzato, e lei, ah sì, che bell'uomo, ci vediamo dalla cena. E mio papà lo stesso. Dopo il coming out, pur continuando a giocare a pallone sia in una squadra eterosessuale che in una squadra gay, si laurea in ingegneria e lascia il calcio professionistico. Non ho più giocato a calcio perché avevo bisogno di tutto il tempo per me stesso, ho sofferto troppo e non volevo più tornare in quel mondo. Dopo qualche anno si trasferisce per amore ad Amburgo, dove oggi lavora presso un atelier di artisti portatori di handicap. Insieme a Ronny Blaschke ha da poco scritto un libro sulla sua storia, Il calciatore nascosto. Uscito nelle librerie a fine ottobre, è già giunto alla seconda edizione. Il libro è una conseguenza logica della mia vita. E ho fatto scrivere questo libro, ho raccontato la mia storia perché vorrei che diventa una normalità, che possono essere anche ragazzi nel calcio omosessuale, che uno può dire vengo questa sera della festa con mio fidanzato, e gli altri rispondono sì, va bene, a dopo, questo è tutto, niente più, niente meno. Fatti bravo!